sindaco Emiliano lo avranno riconosciuto tutti. Tra l'altro lei è l'unico nel PD che io chiamo ancora compagno, se le fa piacere. Mi fa piacere. Ah, lei è stato... Io sono uno dei pochi del PD ad essere stato iscritto al vecchio Partito Comunista, molti anni fa quando ero. Sì, però questo non è l'unica prerogativa che le dà il diritto di ricevere questo. Ok, allora lei è stato a lungo un amministratore, no? Adesso è riconosciuto, penso unanimemente, come un fustigatore del PD. Quali sono gli elementi appresi nell'esperienza amministrativa che costituiscono l'ossatura della tua attività politica? Io ovviamente non mi identifico nel ruolo... Qual è la distanza tra i territori e il partito a livello centrale? Non mi identifico nel ruolo di fustigatore, anzi, spesso sono capace anche di medesimarmi nel ruolo di chi non ha mai avuto il piacere, l'onore, anche l'onere di fare la politica in mezzo alla gente e ovviamente non ha la capacità di comprendere quanto alle volte può essere complicato stabilire dove va a finire l'acqua raffinata in una zona turistica, cioè se in falda o nel mare, e quanto sia anche alle volte demoralizzante l'atteggiamento di chi guarda queste scelte solo come un impiccio dal quale venire fuori puramente e semplicemente. Quindi immedesimarsi nei problemi delle persone, dei sindaci, dei corpi intermedi, di chi in questo momento, io non amo fare retorica, ma questo è il momento in cui la gente sta un po' soffrendo, sta soffrendo parecchio, e quindi immedesimarsi non è solo dare una pacca sulla spalla, è fare un gesto che rende chiaro che tu stai cercando delle soluzioni ai problemi delle persone che in quel momento hanno più bisogno della politica. Allora, in questo senso mi capita di dire la verità, non di fustigare, cioè di rappresentare alle volte l'atteggiamento politico del mio partito come un po' troppo distaccato da questo schema, che è banale, mi rendo conto, non è l'unica dimensione della politica, la politica è anche precondizione del futuro, è anche molto altro. Però mi chiedo come si può coinvolgere in un piano energetico o nel cambiamento antropologico di un paese i cittadini solo al massimo livello ipotizzabile, senza avergli risolto i problemi quotidiani. Io penso che se uno entra nelle case degli italiani e crea un rapporto di fiducia, un legame, poi è più facile anche ottenere il consenso di queste persone, il consenso informato, ragionato, anche sulle grandi scelte o sui grandi cambiamenti. Quindi penso che la politica piccola e quella grande in realtà sono due facce della stessa maniera. E che ne pensa del concetto di partito che ultimamente ha espresso Fabrizio Banca? Cioè come, diciamo, ricerca di un intellettuale collettivo moderno, no? Un partito che sappia rappresentare un po' le esigenze e i bisogni di cui parlava prima. Io considero molto interessante il lavoro di Fabrizio Barca. Ovviamente lui deve però capire che, nonostante la sua estrazione così nobile e così legata ad alcuni pilastri della saggezza, soprattutto della sinistra, deve poi essere probabilmente attualizzata, e quindi ha bisogno di linguaggi, anche se devo dire ha fatto uno sforzo enorme di ascolto dal basso, che però poi dopo non ha trovato una sintesi, un legame tra questo lavoro di analisi e l'azione. È rimasto un po' inchiodato in un'ottica, questa è la mia impressione, può darsi che sia sbagliata, in un'ottica in cui l'idea di ristrutturare i partiti secondo uno schema tradizionale fosse la sua principale preoccupazione. Io non escludo che la forma tradizionale abbia molto da insegnare anche a chi attualmente gestisce il partito o lo deve gestire, però penso anche che questo ragionamento vada fatto in maniera più ampia, più libera e, insomma, e soprattutto anche un po' più azzardata, nel senso che Fabrizio deve capire che la politica è vincere o morire, cioè non si può sopravvivere a se stessi in politica, si può solo lanciare la sfida, tentare di realizzare quel che si può e poi dopo andarsene in pensione, come ovvio che sia. Allora, Libera e Lega Ambiente stanno conducendo una campagna molto forte affinché i delitti ambientali vengano introdotti nel codice penale. Allo stato attuale tali riforme giacciono in Senato. Ieri mi diceva Enrico Fontana
che probabilmente Renzi è ricattato non tanto dall'esterno, quindi da Berlusconi, quanto dall'interno. Non so, a me è venuta in mente una flotta rappresentativa di Confindustria. Lei come la vede innanzitutto, che lettura dà di questo? Ma soprattutto, che lettura dà di questo e che... come la vede lei? Insomma, che cosa ne pensa? Qual è la sua riflessione? Io credo che chiunque governi, puoi essere sindaco di una piccola città o presidente del Consiglio, subisci continuamente una serie di antitesi. Cioè, tu hai delle idee, queste idee spesso sono quelle maggiormente attese dalla cittadinanza, però hanno delle antitesi. È ragionevole immaginare che se le fattispecie dei diritti ambientali, io sono un magistrato, non sono ben definite, e rischiano anche di essere un'arma o spuntata o peggio, tra virgolette, capace di destabilizzare il rapporto tra tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, progresso della nazione. Cioè, questi elementi vanno messi in armonia, e vanno messi in armonia attraverso una tecnica legislativa che sia la migliore. Non ho però l'impressione, in questo effettivamente lei ha ragione, non ho l'impressione che questa questione sia una priorità. Cioè, si teme che introdurre ulteriori vincoli a tutela dell'ambiente possa in qualche maniera rallentare ulteriormente l'uscita del paese dalla crisi. Io non penso questo, anzi penso il contrario. Una delle maniere del paese per uscire dalla crisi è rilanciare il concetto di bellezza, di ripristino della bellezza, di restauro del paesaggio urbano e di campagna, del ripristino soprattutto di tutto ciò che abbiamo deturpato negli ultimi 40-50 anni, che sono stati forse i più tristi dell'umanità da questo punto di vista, perché sono un business enorme, cioè, e sono un'occasione di guadagno. E devo dire, se Confindustria lo capisce, in buona parte lo ha capito, non credo che sia un ostacolo. Gli industriali non hanno spesso una direzione etica, si limitano ad essere uno strumento della società, ma se la società è confusa è possibile che diventino anche strumento per il male, non solo strumento per il bene. E sotto questo aspetto io penso, per l'esperienza anche che ho fatto io, noi abbiamo fatto bonifiche importantissime nella città di Bari, delle fabbriche d'amianto, dell'ex gasometro, insomma di una spiaggia intera che era stata realizzata, una spiaggia pubblica che era stata realizzata su una discarica di amianto. Ecco, tutti questi passaggi possono dare vita ad un'economia. Questo ormai non è certo una cosa che ho inventato io, la green economy è una realtà che può consentire sviluppo economico delle comunità, e non è affatto vero che la tutela dell'ambiente freni l'economia, queste sono vecchie e stupide credenze. Però io penso che molte persone siano preoccupate dal fatto, e penso che questa sia l'antipolitica, che si debba governare sempre in maniera poco coraggiosa, cioè sempre con l'appoggio dei grandi gruppi. Cosa serve al PD per governare da sola, sulla base delle sue proposte, senza essere sempre ricattata una volta da Berlusconi, una volta da Confindustria? Come si può vincere e governare poi e fare? Visto che questo è uno il meccanismo è semplice, bisogna fare un programma, bisogna ottenere il consenso popolare sul programma e poi essere coerenti tra ciò che si dice e ciò che si fa. Questo normalmente dà spinta politica, quindi consente di fare le cose, e noi però non siamo ancora arrivati ad uno stadio del genere. Cioè, la crisi italiana, soprattutto il governo Renzi, l'ha intercettata senza un passaggio elettorale. L'ha intercettata con un passaggio elettorale, diciamo, asimmetrico, quello delle europee, che però non era sul contenuto, e ci siamo dovuti inventare una mediazione programmatica in modo tale da reggere il grande patto che sta cercando di restituire all'Italia un po' di fiato economico. Non è la migliore delle condizioni, questo Renzo lo sa benissimo, e siamo in attesa di fare il possibile in questa legislatura per poi presentare agli italiani un vero processo e un vero programma di cambiamento. Non è un caso che ci si concentri più sulle leggi elettorali e sulle riforme istituzionali, cioè sono le riforme di contorno, perché sul contenuto noi non abbiamo ancora un'indicazione programmatica che derivi da un processo elettorale, che in questo caso è indispensabile. Cioè, non si può arrivare
alla rivoluzione del contenuto, l'introduzione dei reati ambientali nel codice penale con rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, perché ci sono alcuni delitti che sono paragonabili all'omicidio o alla strage, anche se il nesso di causalità non è diretto o comunque è molto complicato da dimostrare. Ecco, un elemento come questo passa da un momento elettorale, o è chiaro che il Parlamento attuale non rappresenta neanche questo sentimento. Questo Parlamento è il frutto del febbraio del 2012, se non ricordo male, di un disastro della sinistra che non è riuscita né a vincere le elezioni né a perderle, con tutte le conseguenti, diciamo, tragedie che sono accadute in questo paese. Il governo Renzi è un governo ancora di emergenza, su questo non c'è dubbio. Grazie per la chiarezza. Grazie a voi. Mille.